Sta passando naturalmente il foglio per le firme, firmino soltanto gli studenti di questo corso, gli altri non importa, e il foglio per l'iscrizione per la visita agli archivi della comunità, ecco, quindi cose che riguardano esclusivamente gli studenti del nostro corso. Allora, invece andiamo subito a presentare gli ospiti di questa mattina. Sapete che appunto sono qui per presentare questo libro. Democrazie, l'Europa meridionale e la fine delle dittature. Appunto, abbiamo con noi due dei quattro autori, il professor Mario Delfeo, che molti di voi conosceranno perché appunto insegna qui da noi, però ci sono in questo corso molti studenti degli studi europei e molti di loro vengono da altre facoltà, quindi non è detto che abbiano ancora avuto l'onore di conoscere il professor Delfeo, e invece abbiamo con noi anche il professor Varzori, Antonio Varzori dell'Università di Padova, e appunto discuteranno con noi questo libro. Allora, è naturalmente una presentazione che riguarda fondamentalmente anche degli approfondimenti su questi temi che ci riguardano direttamente. Per questo motivo l'abbiamo fatto nel nostro corso, ne abbiamo già parlato noi del nostro corso, del perché presentare questo libro. È uno dei temi fondamentali, diciamo, non soltanto in relazione all'allargamento, ma in particolare a tutto il processo di integrazione europea. La cosa particolare e di particolare interesse di questo volume, e soprattutto anche per noi di questo corso, è che questo volume analizza l'uscita della Grecia, della Portogallo e della Spagna dalla dittatura, sapete, tutti e tre cioè in un periodo estremamente vicino tra loro, quindi siamo negli anni, a metà degli anni 70, tutti escono dalla dittatura in un periodo molto breve, e la cosa che è particolarmente rilevante per noi è che in questo libro gli autori esaminano non soltanto, diciamo, la fine della dittatura, perché poi ci sono anche questi, perché ci sono delle specificità nazionali molto forti, e diciamo nell'introduzione questo è chiarito più volte, però diciamo viene analizzato quello che è l'ambito internazionale, cioè quanto l'ambito internazionale interviene sull'uscita di da queste dittature, i rapporti che ci sono tra la fine della dittatura e di nuovo l'ambito internazionale. In particolare, voi vedrete che è molto molto importante l'ambito europeo, cosa abbastanza rara, tra l'altro, in ambito sistemico internazionale. Da questo punto di vista, invece, noi vediamo un'Europa che è presente sia nel momento, diciamo, della fine delle dittature, perché gli autori analizzano poi gli ultimi anni della dittatura anche, poi nei singoli casi lo vedremo ancora, anche gli anni precedenti, anche i decenni precedenti. Però, diciamo, non soltanto l'Europa è presente nella dittatura, con la fine della dittatura, ma diciamo, è molto importante per il periodo successivo. Perché per un motivo o per un altro, che differisce nella storia nazionale di ogni paese, questi paesi scelgono, diciamo, di far parte della comunità europea, e questa domanda di adesione sostiene fondamentalmente la loro transizione democratica. Sapete bene che, diciamo, gli storici e i politologi si trovano spesso poco concordi sulle motivazioni principali di tanti elementi importanti della storia del processo di integrazione europea, di costruzione europea. Su una cosa, diciamo, c'è un accordo quasi unanime, cioè appunto dell'importanza della CE nella sostenere questa transizione democratica. Quindi c'è questo fattore importante che unisce tutti e tre i casi. Ripeto, mi raccomando, mantenendo costantemente attento il fatto, l'attenzione sul fatto che comunque sia sono delle storie completamente diverse, e quindi c'è una storia nazionale che differisce profondamente l'una dall'altra. Ci sono tanti punti di similitudine, sono tutti paesi del meridione d'Europa, sono diciamo tutte dittature di un certo tipo, no? Assimilabili per alcuni elementi, ma poi profondamente diverse per altri, eccetera. Però ecco, diciamo, quello che a noi interessa nello specifico, che è uno degli aspetti, a mio avviso, cioè, visto anche i miei interessi più rilevanti dell'intero volume, è questo tentativo di studiarne continuamente le connessioni a livello internazionale. Quindi, diciamo, questo è il motivo per il quale è particolarmente interessante per noi, ripeto, soprattutto anche per questa centralità dell'Europa nel processo di transizione, e come se fosse uno dei pochi processi autonomi all'interno della guerra fredda.
Per dirvi subito dell'importanza che l'Europa ha avuto nell'intero processo, vi leggo una frase brevissima dall'introduzione, quindi così tutti gli autori sono insieme, che appunto dice: uno degli aspetti più rilevanti che emerge dai tre casi qui esaminati è proprio la centralità di queste transizioni dell'Europa, dei governi europei, delle varie forze politiche e sindacali europee, delle istituzioni della comunità europea, ma anche del desiderio di divenire Europa, dell'influsso di un'ideologia che sommariamente potremmo definire europeista. E questo si vede, si misura in tutti e tre i casi. Ora, questa mattina noi fondamentalmente chiederemo al professor Varzori e al professor Del Pero di entrare in profondità sui casi che loro hanno studiato, quindi oggi abbandoneremo un po' la Spagna, se poi dopo gli interessa a loro fare dei riferimenti, dei richiami lo possono fare, ma in particolare appunto avendo la fortuna di avere loro qui approfondiremo soprattutto questi due casi, tra l'altro quelli che forse conosciamo meno, quelli sui quali anche nei libri di storia dell'integrazione europea c'è un po' meno, la Spagna è più conosciuta in Italia per vari motivi, quindi mi fa anche piacere poter approfondire con loro questi casi, tra l'altro appunto da entrambi i saggi molto accurati, con un grande lavoro di archivi dietro, voi sapete perché si sta lavorando proprio su questo, l'importanza degli archivi anche nel interpretare, raccontare la storia, ci sono tante questioni che emergono che appunto non sono di solito molto conosciute, io stesso ho imparato moltissime cose da questo libro, quindi per voi dovrebbe essere particolarmente interessante. Allora io chiederei naturalmente ai due autori di approfondire questi elementi di connessione tra il sistema internazionale, il caso che hanno studiato e l'Europa, e quindi in particolare al professor Varzori il caso greco e al professor Del Pero il caso portoghese. Allora, il caso greco è stato molto approfondito dal professor Varzori, addirittura diciamo, inizia a presentare la dittatura e diciamo, tutta la storia che si sviluppa nel Portogallo contemporaneo già dagli anni 20, cioè parla di tutto quello che inizia nel sistema portoghese già dagli anni 20. Quindi, leggendo questa parte si ha un approfondimento proprio molto forte del caso portoghese in sé, studia i cambiamenti geopolitici che si hanno in questo paese e anche della sua entrata nello scontro bipolare, ecco, perché la cosa molto importante è che in entrambi i saggi il tentativo è sempre quello di studiare il caso nazionale visto in ambito internazionale all'interno della cornice della guerra fredda, che poi è quella che voi sapete bene fa appunto da sfondo a tutto questo periodo. È interessantissimo appunto cogliere anche tutti i nessi di questi profondi cambiamenti, e la cosa molto interessante è che il professor Varzori mette in evidenza che a fronte di un atteggiamento tiepido, possiamo dire, anche abbastanza immobile in alcuni momenti degli Stati Uniti, la CE risponde con fermezza quando diciamo, si arriva al regime dei colonnelli, la CE appunto decide di sospendere l'accordo di associazione, perché voi sapete, chi non lo sa è uguale, che la Grecia è stato il primo paese, una volta che è nata la comunità europea, a chiedere di essere associata alla comunità per una futura adesione. Bene, la CE sospende immediatamente questa associazione, e tra l'altro è una cosa che farà anche nel caso della Turchia, ma diciamo questa rigido no della comunità europea rispetto ai regimi non democratici avviene in molti altri casi, avviene anche nel caso spagnolo, no? Che è l'esempio classico che facciamo, perché come voi sapete dall'approvazione dell'assemblea parlamentare della relazione Birkelbach, da quel momento in poi c'è diciamo, un'affermazione del diniego della comunità a vedere l'adesione di paesi non democratici. Attenzione però, dice il professor Varzori, a una cosa, che la comunità, e questo soprattutto nel nostro corso che lavoriamo molto sulle relazioni esterne lo vedremo più e più volte, attenzione che questo diciamo, diniego della comunità ad entrare in relazione stretta, quindi accettare a prendere con sé un paese che non ha un regime democratico, non è poi la strada seguita da tutti gli stati membri, perché come spesso avviene c'è una decisione da parte della comunità e poi dopo dell'UE, e poi alla spicciolata gli stati membri perseguono quelli che possiamo definire interesse nazionale, possiamo definire anche in altro modo di volta in volta, che però diciamo poi alla fine svuotano un po' anche quella che è la portata
del diniego, del no della comunità europea. Quindi diciamo, singoli governi europei poi seguendo, perseguendo interessi economici, politici, di sicurezza e altro, poi prendono anche delle strade che sono difformi. Ci sono delle citazioni molto belle, ma naturalmente sono storico, mi diverto particolarmente anche a leggere tutte le varie citazioni. Il professor Vazzoli soprattutto cita alcuni documenti inglesi, alcuni documenti francesi, dove appunto l'interesse nazionale fa da sovrano rispetto a quelle che poi erano state invece le scelte comunitarie. Noi sappiamo che però comunque il fatto che la scelta comunitaria ci sia forte non è poi assolutamente secondario. Tra l'altro appunto nel suo saggio il professor Vazzoli analizza anche il ruolo del Consiglio d'Europa, che è una cosa molto interessante perché soprattutto nel primo ventennio del processo di integrazione europea in essi le connessioni erano molto forti, poi si sono anche un po' sbilanciate, però in questi anni anche molto interessante, quindi poi vede anche la posizione degli Stati Uniti e insomma il quadro sistemico internazionale è tutto rappresentato ed è molto complesso, quindi poi gli chiederemo appunto di farcene una sintesi che ci permetta di approfondirlo il meglio possibile. Il caso portoghese invece appunto a linea generale segue le stesse indicazioni, perché appunto gli autori hanno avuto tutti l'obiettivo di lavorare su casi nazionali che però avessero delle forti implicazioni internazionali. La cosa interessante appunto del saggio del professor Tempero è che inizia subito dicendo che questo caso portoghese è un tassello interessante per spiegare alcuni elementi che possono essere diciamo generalizzati della guerra fredda, e cioè che ci sono dei limiti della capacità dei soggetti internazionali di imporre le proprie soluzioni davanti a determinate crisi, davanti a determinati problemi, e questo è dimostrato molto bene da quella che può essere chiamata chiaramente la sconfitta di Kissinger nel caso portoghese. Quindi anche gli Stati Uniti, che sono una potenza di riferimento principale in alcuni momenti del Portogallo, in realtà non riescono a portare sino in fondo alcuni obiettivi, e appunto su questo Kissinger tra l'altro perderà in alcuni momenti anche un po' la faccia, insomma anche di nuovo qui il professor Tempero riporta degli stralci, dei documenti che sono veramente interessanti e che fanno anche capire molto, vabbè, di un personaggio che lui ha studiato approfonditamente, che però in alcuni momenti sull'Europa dimostra proprio di non avere una grande competenza, una grande lucidità, insomma, vede percorsi che non sono quelli reali, no? Che poi nelle relazioni transatlantiche che noi approfondiremo, insomma, questo emerge altre volte, ma nel periodo di Kissinger forse è quello il momento più complesso da questo punto di vista, anche perché si immaginava che invece Kissinger, radici europee, eccetera, eccetera, sarebbe stato uno di quelli che avrebbe meglio capito in messa le condizioni con l'Europa. L'altro, il secondo elemento importante appunto introdotto proprio dall'inizio è quello dell'impossibilità di qualsiasi paese, quindi in qualsiasi momento, di sottrarsi dai vincoli e le interdipendenze che invece ne limitano oggettivamente sia la sovranità che la libertà di azione, cioè il sistema internazionale che noi abbiamo dopo la seconda guerra mondiale, non soltanto per il processo di integrazione che via via diciamo, rilascia sovranità nazionale alle istituzioni comunitarie, ma in ambito sistemico proprio diciamo, non è più in grado, all'interno di questo nessuna potenza, neanche nessuna grande potenza è in grado di sviluppare un'azione che sia pienamente autonoma rispetto al resto, cioè c'è una influenza molto forte del sistema internazionale. Naturalmente il professor Tempero descrive anche tutto il difficile che ha portato il Portogallo nel blocco occidentale, ed è questo insomma il lavoro di riflessione principale che poi fa, e sostanzialmente diciamo la difficoltà del Portogallo, che noi abbiamo visto poco ma in realtà è più marginale rispetto alla Spagna, alla Grecia nelle sue relazioni con l'Europa, guarda molto, no, di là dall'oceano Atlantico, ecco, comunque la difficoltà è stata dovuta principalmente a tre fattori: prima di tutto il nazionalismo forte del regime evidente, il secondo tema, quello del colonialismo, che ha messo in forte difficoltà anche ideologico-politico il grande alleato americano, perché appunto sappiamo che la posizione difforme degli Stati Uniti da sempre, e appunto il terzo elemento è questa natura politica autoritaria, quindi difficoltà di relazione con il resto del blocco occidentale.
D'altra parte appunto l'appoggio degli Stati Uniti, il suo sostegno sono sempre stati molto forti, questo appunto il professor Del Vero ce lo racconta con grande chiarezza, e naturalmente noi ne deduciamo che questo appoggio poi ha legittimato da un certo punto di vista la dittatura portoghese, perché un alleato di quel tipo, una democrazia di quel tipo che sosteneva un regime dittatoriale, chiaramente alla fine lo ha anche sostenuto. Fortissima, importantissima, chiederei appunto al professor Del Vero di andare un pochino in profondità su questo, le relazioni con gli Stati Uniti, appunto questo imbarazzo anche sul colonialismo e anche appunto le relazioni tra il Portogallo e la comunità, fondamentalmente attraverso poi la Gran Bretagna, insomma, mentre una ripresa, qui ci si aspettava meno in realtà, di un europeismo forte, cioè l'Europa come obiettivo, come per gli altri paesi, nel momento della transizione democratica. E appunto questa a volte inconciliabile, a mio avviso, inconciliabile esistenza di europeismo, atlantismo e colonialismo nel regime portoghese. Ecco, questo sostanzialmente, ma io volevo fare soltanto una breve sintesi perché non voglio rubare tempo ai nostri ospiti che invece ci interessano molto di più, perché me tanto mi dovete prendere tutti i giorni, quindi è peggio per voi, ma è appunto una breve introduzione, la volevo fare per collocare appunto questo testo che come sapete non è obbligatorio nel nostro corso quest'anno, però comunque io vi invito a leggere perché ci serve moltissimo anche appunto, ripeto, soprattutto nella parte più seminariale sulle relazioni esterne, qui in essi sono molto chiari in questi casi. Allora do subito la parola al professor Barzori. Intanto per prima cosa io ringrazio Giuliana Laschi per aver invitato me e Mario poco, dire, non ha fatto grande fatica perché insomma si è sceso di un frutto di un piano, no? Non è la prima volta tra l'altro che sono qua a Forlì per ragioni diverse o per una presentazione di volume, o in realtà appunto lo scorso anno per la Summer School sulla Guerra Fredda che Mario Del Vero aveva organizzato, quindi tra l'altro è particolarmente piacere, quindi lo ringrazio nuovamente, poi l'occasione appunto che ci ha dato di poter presentare questo volume. Io naturalmente voglio ricordare che ci sono anche altri due autori, che sono i nostri due colleghi spagnoli, Victor Gavin e Fernando Virao, che insegnano entrambi a Barcellona e che diciamo sono gli autori del saggio relativo appunto alla Spagna. Immagino che appunto, soprattutto Fernando Virao poi è una persona nota perché è uno degli studiosi spagnoli forse diciamo, tra i più importanti della posizione della Spagna nei confronti del processo di integrazione europea. Il mio compito appunto, come è stato sottolineato da Giuliana Laschi, è quello di cercare di dargli alcuni elementi sul capitolo che io ho affrontato, sul tema che ho affrontato, che è quello della Grecia, quindi della transizione della Grecia dalla dittatura alla democrazia. Se permettete però vorrei fare una breve premessa, questo devo dire ci siamo un po' messi d'accordo con Mario e penso che anche Mario poi riprenderà alcuni di questi aspetti per cercare di farvi capire come è nata l'idea di questo volume, che devo dire poi è un volume un po' singolare, non è che poi ce ne trovino tanti con la capacità di mettere insieme autori che in fondo hanno in qualche modo collaborato, hanno affrontato temi diversi ma che poi finiscono per andare nella stessa direzione. Ma almeno personalmente devo dire che questo interesse è nato, devo dire, un po' di anni fa in occasione di un paio di convegni a distanza di non molto tempo l'uno dall'altro, organizzati a Lisbona da dei colleghi portoghesi. E appunto due occasioni su l'Europa meridionale e la costruzione europea, quindi ovviamente io in questo caso ero andato a occuparmi dell'Italia e l'integrazione europea. E devo dire che ho scoperto diciamo, questo aspetto
importante, significativo, del come in fondo alcuni paesi, c'erano colleghi spagnoli, portoghesi e una collega inglese che si occupava del caso greco, come appunto questi paesi dell'Europa meridionale fossero giunti da un lato, diciamo, alla scelta di entrare a far parte della comunità europea, come tutto questo si legasse in qualche modo alla fine delle dittature che, come è stato sottolineato, alla fine avviene a distanza veramente molto ravvicinata, sostanzialmente nel giro di un anno e mezzo. Noi abbiamo appunto il crollo del regime portoghese, la rivoluzione di aprile, nel 74, nel luglio cade il regime, la dittatura militare in Grecia, e per la Spagna è un caso un po' diverso, ma diciamo 75 vede la fine del 75, la morte di Franco e l'avvio, diciamo, di una fase di transizione verso, verso la democrazia. Negli anni successivi, oltre a questo, il vedere come il problema della transizione verso la democrazia nei paesi dell'Europa meridionale, in modo particolare appunto Spagna, Grecia e Portogallo, diventasse un po' un tema di un certo rilievo, transizione alla democrazia o democratizzazione, in alcuni casi europeizzazione, dei temi che hanno suscitato particolare interesse soprattutto nei colleghi scienziati politici, i quali hanno affrontato, devo dire, alcuni di loro in maniera precisa questo tema. Devo dire, in riferimento tra l'altro a uno scienziato politico italiano, perché è stato soprattutto Leonardo Morlino che ha affrontato questo tema, proprio il tema della transizione verso la democrazia nei paesi dell'Europa, nell'Europa meridionale. Naturalmente, con tutto l'apprezzamento che noi tutti abbiamo nei confronti degli scienziati politici, devo dire che alcune delle loro spiegazioni sono molto interessanti, però gli storici hanno un approccio diverso, vogliono forse capire, non dico di più, ma qualche cosa di diverso rispetto agli scienziati politici. E in questo caso devo dire che una constatazione che è nata abbastanza presto in me, ma devo dire anche in Mario, è il notare come in una parte, devo dire, dei nostri colleghi, anche portoghesi o greci o spagnoli, alla fine dei conti acquisissero abbastanza facilmente, diciamo, i modelli interpretativi degli scienziati politici sulla transizione, ma alla fine dei conti di studi su diciamo, l'approccio storico alla transizione alla democrazia, tutto sommato non ce ne siano poi tanti, anzi, diciamoci la verità, sono molto molto pochi. E questo ha spinto un po', diciamo, in maniera dapprima autonoma, quindi Fernando Guirao, Mario e me, ad occuparsi ognuno di un caso singolo, per ragioni per cui uno storico si interessa poi di un caso, devo dire, sono strane, varie, nel senso che così, io dico il mio personale, per altre ragioni di storia dell'integrazione europea, avevo avuto l'occasione più volte di recarmi in Grecia per il lavoro con SEDEFOP, che è un'agenzia dell'Unione Europea che ha sede a Salonico. L'atmosfera della Grecia mi piaceva, si mangiava bene, c'era il sole, insomma, tutte queste cose. E dico, ma guarda che paese singolare, mi piacerebbe studiare. Le cose nascono un po' così, diciamoci la verità. In effetti, devo dire che, al di là, diciamo, di questi aspetti, diciamo, in tutti e tre i casi direi che ci siamo trovati di fronte ad alcuni elementi importanti che ci hanno spinto a studiare. Prima di tutto una crescente presenza di fonti, molto variegate, ma molto importanti, soprattutto per, devo dire, alcuni aspetti, gli aspetti di natura internazionale. Fonti inglesi, americane, francesi, comunitarie, portoghesi, eccetera, eccetera. Quindi la possibilità effettivamente di poter studiare da storici questi eventi. Il secondo aspetto è, diciamo, la convinzione che fosse utile tentare un approccio comparativo. Sono tre casi che avvengono più o meno negli stessi anni, conducono apparentemente allo stesso risultato, cioè il passaggio dalla dittatura alla democrazia, ma allo stesso tempo, come Giuliana ricordava, sono anche tre casi diversi. Il caso spagnolo non è quello greco, che non è quello portoghese, e così via. Quindi ci sono degli elementi comuni e degli elementi di diversità. Quindi la comprensione, la possibilità di comparare
e di capire cosa ci fosse di comune e cosa di diverso era particolarmente importante. L'altro elemento, diciamo, che ci ha un po' spinto è stato, devo dire questo è un po' una linea di tendenza degli anni più recenti, la convinzione che gli anni 70, cioè lo studio degli anni 70 nelle relazioni internazionali e in modo particolare per l'Europa, sia uno studio particolarmente importante. Siamo un po' giunti alla conclusione molto spesso che gli anni 70 sono un momento di svolta nelle relazioni internazionali, nel mondo, momento di cambiamento, cosa anche abbastanza singolare perché di solito si sostiene che il cambiamento avviene in altri momenti, 89, 90, 91. In realtà non abbiamo il tempo di affrontarlo in dettaglio, se qualcuno avrà poi voglia di porci delle domande penso che saremo appunto felici di dare una risposta. Una parte della storiografia tende a sottolineare come se noi prendiamo appunto la seconda metà del Novecento, quindi la seconda guerra mondiale fino alla fine della guerra fredda, e pensiamo che sia un tutt'uno, quantomeno c'è un elemento di continuità molto forte, che è dato proprio dal conflitto est-ovest, in realtà all'interno poi di questo arco di tempo ci sono delle cesure altrettanto importanti che abbiamo un po' trascurato, ma che in realtà la storiografia più recente invece fa emergere. E il cambiamento nell'Europa meridionale, la posizione degli Stati Uniti, la posizione della comunità europea nei confronti di quello che accade in questa fase, nella metà degli anni 70, in questa parte dell'Europa, è un elemento, devo dire, di rilievo che ci spiega anche proprio l'esistenza di una cesura, di un momento di svolta ben preciso. Diciamo che in questo libro probabilmente mancano due capitoli, da un certo punto di vista. Manca, o forse tre addirittura, un capitolo sulla crisi di Cipro, un capitolo sulla Turchia e, io personalmente, un capitolo anche sull'Italia negli anni 70, ma questo diciamo che lo lasciamo forse per il tempo. Veniamo invece adesso alla, diciamo proprio al caso greco, che è quello di cui io mi sono occupato. Anche in questo caso devo dire la bibliografia non è molto ampia, gli studi appunto sulla Grecia, anche di studiosi greci, non è che ce ne siano tantissimi, devo dire, molti sono in realtà americani di origine greca, riguardano, devo dire, prevalentemente un periodo precedente, la storia della Grecia, soprattutto il periodo 46-47, per ovvie ragioni. La Grecia, non dimentichiamocelo, è un paese apparentemente periferico e marginale, però in qualche modo è la situazione greca dell'inverno 46-47 è quella che, diciamo, il pretesto, o uno dei pretesti, che consente all'amministrazione Truman di lanciare la cosiddetta dottrina Truman. E la guerra civile in Grecia tra forze monarchico-conservatrici e comunisti rappresenta uno dei momenti di inizio, se vogliamo, della guerra fredda. Quindi questa parte, devo dire, risulta abbastanza nota, abbastanza studiata, cioè come la Grecia è entrata nella guerra fredda e come la Grecia in qualche modo ha contribuito ad essere un elemento delle prime fasi dello scontro est-ovest. Ma devo dire, sulla dittatura dei colonnelli, a parte, diciamo, gli aspetti forse di politica interna, questo sì, e soprattutto sul processo poi che ha fatto fuoriuscire non solo la Grecia dalla dittatura, ma l'ha condotta ad essere un paese membro a pieno titolo della comunità europea, devo dire, la bibliografia è abbastanza scarna in proposito. Sugli aspetti internazionali, invece, al contrario, le fonti sono molto ricche. Noi abbiamo a disposizione le fonti statunitensi, le fonti inglesi, le fonti francesi, le fonti comunitarie, le fonti del Consiglio d'Europa, che appunto Giuliana ricordava. E la possibilità di studiare queste fonti ci offre veramente un panorama importante e, devo dire, anche molto, molto significativo per capire come sia l'esperienza della dittatura, sia, diciamo, la fuoriuscita della Grecia dalla dittatura, siano due, e naturalmente poi passaggio, perché volevo l'ingresso in Europa, al termine non mi piace, ma solo per capirci, siano tutti fenomeni che sono, devo dire, comprensibili se li rapportiamo al contesto internazionale.
e agli altri attori, internazionali. Io naturalmente non ho naturalmente qua il modo di né naturalmente non voglio togliere spazio appunto a Mario per affrontare tutti gli aspetti che ho cercato di analizzare nel mio capitolo. Vorrei solo sottolineare due o tre punti che mi sembrano abbastanza significativi e cercando di andare soprattutto nella direzione di quanto Giuliana Laschi ricordava. Ma prima di tutto devo dire che l'esame dei documenti spata anche alcuni miti, alcuni luoghi comuni. Ad esempio devo dire il fatto che il colpo di Stato dei colonnelli del 67 sia stato organizzato dalla CIA e dagli americani. In realtà se si va a vedere i documenti non è così. Il colpo di Stato del 67 è una vicenda prevalentemente greca, interna. Certo, le autorità americane sapevano che qualche cosa stava accadendo, certamente non hanno fatto nulla per impedire il colpo di Stato, ma devo dire che il colpo di Stato quando avviene è una sorpresa persino per le autorità americane, le quali pensavano a qualche cosa che potesse accadere di abbastanza diverso. Mettendo da parte questo, Giuliana Laschi ricordava l'atteggiamento della comunità. Ecco, questo è sicuramente un aspetto interessante che emerge dallo studio. La comunità assume un atteggiamento, Giuliana forse lo fa fin troppo rigido, io devo dire che sono più caldo, diciamo. Comunque c'è una condanna del regime dittatoriale e c'è una sospensione del trattato di associazione, questo certamente. All'interno di tutto questo va notato che però c'è una dialettica che è abbastanza significativa. Naturalmente credo che Giuliana questo ve l'abbia spiegato abbondantemente, non è detto che sempre tutti gli organismi europei ragionino nello stesso modo. Il Parlamento europeo è certamente più duro nella condanna del regime militare greco. Diciamo i rappresentanti dei governi sono i più cauti, soprattutto di uno o due governi, devo dire che forse avrebbero anche lasciato correre. La Commissione si pone in una posizione mediana, ma alla fine dei conti in questo caso effettivamente la Commissione è poi quella che contribuisce a fare la decisione. Si sospende l'accordo d'associazione, cioè non possiamo accettare di mantenere, cioè di far finta di niente e di ritenere il governo dei colonnelli come il governo precedente, che avrà avuto tutti i suoi limiti, ma in qualche modo era pur sempre un governo democratico. E questo è un aspetto importante, certamente, che emerge in maniera precisa. Devo dire che nel corso degli anni però emerge anche qualche cos'altro, una cosa che appunto Giuliana ricordava in precedenza, è che se la Commissione e la comunità resta, devo dire, ferma su questa posizione, poi i governi hanno ampi margini di autonomia e devo dire ognuno fa un po' quello che vuole. Soprattutto in modo particolare un governo, diciamo che un paese, che non per ricordare le cose appunto del 2011, diciamo, spesso pensa di fare quello che vuole, giustamente dal suo punto di vista. Cioè, in altri termini, chiaramente in questo caso è la Francia. Il governo francese tra il 1967 e il 1974 è il governo che, diciamo, è il paese che ritiene che tutto sommato quello che avviene in Grecia è una questione interna dei greci. Che il governo dei colonnelli sarà un governo poco simpatico e certamente non democratico, ma con la Grecia dei colonnelli si possono fare anche dei buoni affari. E devo dire che i francesi tra il 67 e il 74 di affari con i governi colonnelli li hanno fatti e anche molto buoni, dal loro punto di vista, indubbiamente. Dal punto di vista dei greci non so quanto, ma dal punto di vista dei francesi certamente sì. Con poi una posizione variegata per gli altri stati della comunità. Un altro elemento che Giuliana ricordava, la questione del Consiglio d'Europa. Anche in questo caso devo dire, questo è interessante. Il Consiglio d'Europa naturalmente non è la comunità europea, è una cosa diversa, però il Consiglio d'Europa, noi sappiamo, a un certo momento è stato costretto a ritagliarsi un ruolo e uno dei ruoli che si è ritagliato fin dall'inizio è stato quello della grande attenzione, della difesa nei confronti dei diritti umani. E in questo caso, devo dire, nel caso greco, voglio dire, il ruolo è importante, perché alla fine degli anni 60, diciamo 69-70,
e il Consiglio d'Europa e alcuni paesi all'interno del Consiglio d'Europa, non a caso devo dire i paesi dell'Europa del Nord, per ragioni devo dire abbastanza evidenti di tradizionale attenzione nei confronti dei diritti umani, pongono la questione della mancanza, del mancato rispetto ai diritti umani, ovviamente in Grecia, la tortura, l'imprigionamento degli oppositori politici, no? Cose che naturalmente sono note. E c'è una dialettica interessante tra i maggiori paesi europei, i piccoli paesi, diciamo, del nord Europa all'interno del Consiglio d'Europa. Che atteggiamento prendiamo nei confronti della Grecia? La dobbiamo espellere dal Consiglio d'Europa per mancato rispetto ai diritti umani oppure no? Anche in questo caso devo dire i maggiori paesi europei, che sono anche i maggiori paesi della comunità europea, in questo caso hanno un atteggiamento molto cauto. In questo caso sarà la Gran Bretagna, voglio dire la Gran Bretagna laburista, non la Gran Bretagna conservatrice, che suggerisce ai colonnelli greci autosospendetevi, cioè uscite dal Consiglio d'Europa per evitare di essere espulsi. Perché un'espulsione sarebbe una cosa peggiore perché? Perché si porrebbe il problema della vostra posizione all'interno dell'Alleanza Atlantica. In questo caso devo dire un altro degli aspetti importanti è certamente la posizione degli Stati Uniti. L'amministrazione Johnson in realtà ha un atteggiamento, devo dire, abbastanza non favorevole nei confronti del governo dei colonnelli. Diverso è l'atteggiamento dell'amministrazione Nixon e naturalmente di Nixon e di Kissinger, a cui devo dire quello che succede in Grecia interessa abbastanza poco. La Grecia non è certo un aspetto centrale né sul piano politico né sul piano economico per gli Stati Uniti, però è abbastanza importante sul piano militare e nel quadro della NATO. A questo punto diciamo che l'amministrazione Nixon assume un atteggiamento, diciamo, di benevolo disinteresse nei confronti del regime militare greco. Nell'ambito di tutto questo io vorrei ricordare un ulteriore elemento che mi sembra importante e che io in fondo ho sottolineato un po' per tutti gli anni che vanno dal 67 al 74, cioè fino alla fine della dittatura. La storia della Grecia e del suo ritorno alla democrazia dimostra alcune cose che sono importanti soprattutto a partire dal 68-69 e che da quel momento, quindi dagli anni 70, diventano fondamentali. Nelle relazioni internazionali, soprattutto nelle democrazie, i gruppi di pressione di interesse, i movimenti, le opinioni pubbliche e i media contano. E la dittatura greca ovviamente non è una dittatura particolarmente popolare. E i governi sono costretti a tenerne conto, per cui magari si ha un atteggiamento amichevole nei confronti della dittatura dei colonnelli, però non bisogna dirlo, però bisogna far finta che sia diversamente. Perché? Perché i media possono criticare, Amnesty International può criticare, le opinioni pubbliche non sono più disposte ad accettare che in Europa occidentale, possano esistere dei regimi dittatoriali. Questo è un aspetto importante. Lascio da parte, devo dire, una delle citazioni che mi ha più divertito, che è il colloquio tra Spiro Agnew e uno dei membri della giunta greca sul problema l'opinione pubblica europea occidentale e la dittatura dei colonnelli, ha alcuni aspetti veramente umoristici. E però devo dire che è molto meno umoristico, ma anche molto interessante vedere come i leader, voglio dire, americani e quelli greci si preoccupino di una cosa di cui probabilmente negli anni 50 non si sarebbero preoccupati: le conseguenze della proiezione del film di Costa Gavras, Z, l'orgia di potere. Per la vostra generazione dice poco, devo dire per la mia dice molto, nel senso che in realtà è un film antifascista e contro la dittatura greca, e quelli della mia generazione, quando si andava al cinema e si vedeva e proiettava questo film, era il film, probabilmente il film sbeffeggiava i militari e li metteva alla berlina, i militari greci, e naturalmente il pubblico ne usciva con un applauso e tutti dicevano abbasso la dittatura, aborti i colonnelli e così via. Al di là, diciamo, dell'atmosfera di quegli anni, questo è un aspetto, a mio giudizio, molto importante, veramente l'influenza delle opinioni pubbliche nelle relazioni internazionali. La dittatura greca non è mai stata una dittatura che sia stata in grado di essere popolare in Europa occidentale e nemmeno negli Stati Uniti. Vengo
che tagliare, diciamo, agli ultimi aspetti, quelli della fine del regime e soprattutto della transizione alla democrazia. In questo caso ci sono poi delle cose che immagino Mario sottolineerà, perché qui veramente emergono degli aspetti di comunanza nei tre casi. Quali sono? A parte, diciamo, l'aspetto temporale, cioè questi regimi cadono più o meno tutti e tre nello stesso periodo, anche se per ragioni diverse. L'elemento, uno degli elementi comuni è, in tutti e tre i casi, se vogliamo, c'è una tendenza di una parte della leadership politica democratica che emerge a voler mantenere questi tre paesi all'interno del sistema occidentale, ma passando attraverso una strada diversa rispetto a quella degli anni 40-50. La strada non è più il modello americano, non è più il rapporto particolare con gli Stati Uniti, anzi l'anti-americanismo forse è una delle caratteristiche comuni in tutti e tre questi paesi, però di ragione, le opinioni pubbliche sono convinte che gli Stati Uniti siano stati coloro che hanno sostenuto la dittatura in Spagna, in Grecia, in Portogallo. Allora cos'è la via d'uscita? La via d'uscita è l'Europa, comunitaria. E in questo caso questo mito dell'entrata in Europa che si afferma nelle tre opinioni pubbliche e che viene gestito abilmente, devo dire, da tutte e tre le nuove leadership democratiche che si impongono, non nello stesso tempo, ma più o meno nello stesso periodo. Cioè l'ingresso in Europa significa proporre alle proprie opinioni pubbliche una scelta occidentale, ma non una scelta americana. E dall'altro lato, devo dire, la capacità di alcuni paesi europei, in questo caso soprattutto la Francia e gli Stati Uniti, il ruolo francese è molto divertente. I francesi sostengono il regime dei colonnelli fino al giorno prima che cada e il giorno dopo che cada sono i sostenitori della democrazia in Grecia. Succede spesso, nessun riferimento a casi attuali. Come dicevo, sostegno della democrazia e devo dire anche abilità tedesca. I tedeschi, diciamo, si occupano della Spagna e del Portogallo, i francesi si occupano della Grecia, c'è una sorta di divisione dei ruoli. E qua io devo dire la sensazione che ho che però la comunità è più uno strumento che un fine, dal punto di vista soprattutto dei leader francesi e tedeschi. La comunità è lo strumento che consente di risolvere un problema di instabilità in Europa meridionale, un problema che preoccupa tutti gli occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti. Ma in questo caso, ma qui lo lascio a Mario dire, la cosa interessante è vedere come gli Stati Uniti fanno un passo indietro e lasciano in fondo agli europei occidentali la gestione della stabilizzazione dell'Europa meridionale. Questo è un aspetto, devo dire, di grande interesse e che è tipico proprio degli anni 70, degli Stati Uniti più deboli che in fondo lasciano agli europei occidentali la possibilità di agire. La visione però generale è la stessa, mantenere l'Europa meridionale, cioè renderla stabile, democratica e mantenerla all'interno del sistema occidentale. Questo è un aspetto importante che ci spiega anche alcune questioni della guerra fredda. Concludo solo con una cosa, con un aspetto, devo dire, dal punto di vista di chi studia la storia dell'integrazione europea, ciò che accade in questi paesi dalla metà degli anni 70, diciamo, fino all'inizio degli anni 80 è chiaramente una storia di successo, perché la storia in fondo di come questi tre paesi trovino la strada per la formazione di una democrazia solida, senza particolari problemi, vabbè, con le difficoltà, tutte le cose che possiamo ricordare, nessuno, voglio dire, nel 2011 metterebbe in discussione, voglio dire, il sistema democratico che esiste in Grecia, che esiste in Spagna, che esiste in Portogallo. Vabbè, problemi ne possono esistere ovunque, ma insomma questo è un discorso diverso. Quindi è stato veramente un successo di come il modello europeo in questo caso si sia imposto, ed è veramente dagli anni 70 che nasce un modello europeo, modello occidentale, non esattamente il modello americano, però modello quindi che può essere proposto in maniera più ampia. L'allargamento, a mio giudizio il vero allargamento, devo dire la verità, a mio giudizio inizia in questa fase. Se posso solo concludere con una battuta, anche in questo caso senza voler fare riferimenti a casi recenti, devo dire che nel caso greco Karamanlis, che è il leader che gestisce naturalmente l'ingresso della,
della Grecia alla comunità, è molto bravo, molto abile, riesce a giocare molto bene e in tutta la vicenda, soprattutto trovando nella Francia una sponda molto importante, è un alleato, devo dire, pieno, ripete sempre una cosa. L'ingresso della Grecia nella comunità, perché gli altri dicevano sì, ma insomma, la Grecia è un paese che ha dei problemi economici, e Karamanlis ripete sempre, ma la partecipazione della Grecia alla comunità europea non è un problema economico, è un problema politico, e devo dire che riesce in fondo a far passare tutto questo. Forse qualche successore di Karamanlis ha continuato a pensare che la partecipazione della Grecia alla comunità europea fosse un problema politico e non un problema economico, e diciamo forse è stato fatto qualche cosa che non andava fatto, ma questo è semplicemente una battuta. Vi ringrazio per l'attenzione. Sì, poi i colonnelli greci non hanno piantato tende sui campi Elisei o nel centro di Roma, ma, però erano altrettanto divertenti, sì, per alcuni aspetti. Due cenni a come sono arrivato io al Portogallo e spiegando perché è così rilevante il caso portoghese. Anche io ci sono arrivato in maniera, diciamo così, derivata, nel senso che non ero intenzionato inizialmente a occuparmi di Portogallo, anche perché di Portogallo sapevo molto poco, ma qualche anno fa, molti anni fa, a questo punto, cominciando una ricerca d'archivio sugli anni 70 negli Stati Uniti, con l'intenzione di occuparmi primariamente d'Italia e dei rapporti Stati Uniti-Italia in questa decade così complessa e tormentata per la democrazia italiana, cominciando a lavorare in archivio mi imbattevo continuamente nel caso portoghese, ovvero da un lato il caso italiano, questo è l'aspetto più interessante, non veniva mai trattato in modo isolato, ma veniva sempre collegato a quanto avveniva nelle altre parti d'Europa, in particolar modo nelle altre parti del sud dell'Europa. Dall'altro, dentro questo collegamento tra il caso italiano e gli altri casi regionali, il Portogallo era sempre al centro della scena. Una cosa sugli archivi va detta, noi come studiosi seguiamo in una certa misura i tempi degli archivi, i paesi seri applicano con un certo rigore la regola dei 30 anni, cioè rendono accessibili agli studiosi documenti fino a 30 anni fa, di episodi, di eventi avvenuti fino a 30 anni fa, quindi nel 2011 30 anni, siamo dietro di 30 anni, arrivati al 1981, quindi in teoria potete vedere documenti fino agli eventi del 1981, poi ci sono tutta una serie di eccezioni previste, documenti che vengono coperti in parte o totalmente da segreto per ragioni di sicurezza nazionale, per tutela della privacy, insomma ci sono vari modi per non applicare la regola dei 30 anni. Ma se non la si applica, la non applicazione va formalmente giustificata, non solo lo studioso ha diritto di appellarsi, diciamo così, e chiedere una revisione obbligatoria del livello di classificazione del documento. Un esempio molto personale, io lavorando nella biblioteca presidenziale di Ford, fu presidente nel 74, gennaio 77, ho mandato varie richieste di revisione del livello di classificazione dei documenti e negli anni sono stati rivisti e mi sono stati spediti questi documenti dall'agenzia federale che si occupa della gestione delle fonti pubbliche, dei documenti federali negli Stati Uniti. L'archivio migliore al mondo, penso che Antonio su questo sia d'accordo con me, sono gli archivi britannici, che questo processo di inesorabile americanizzazione della Gran Bretagna hanno cambiato nome e hanno assunto un nome uguale agli archivi americani, si chiamano National Archives, che è un posto davvero meraviglioso dove fare ricerca, e anche lì la regola dei 30 anni viene applicata molto rigorosamente. Perdonatemi se ve lo dico, questa regola non viene applicata in altri paesi di certo, non viene applicata in Italia per questo anche tendiamo a fare ricerca, anche quando ci occupiamo d'Italia, spesso volentieri andiamo a fare ricerca in archivi stranieri dove è più facile trovare fonti sull'Italia.
mi dicevo, lavorando sull'Italia mi imbattevo nel Portogallo da un lato e soprattutto notavo un aspetto che poi noi studiosi conosciamo e che probabilmente negli anni 70 si intensifica, a cui appiccichiamo convenientemente l'etichetta di interdipendenza, che il singolo caso nazionale non era mai isolato, era sempre inserito dentro un contesto collegato ad altri specifici casi nazionali, valutato per i suoi riverberi europei e finanche globali. E quel Portogallo, che ripeto, su quale conoscevo abbastanza poco, era il centro delle attenzioni. Nei 19 mesi che vanno tra l'abolizione dei garofani, in cui il regime portoghese di Marcelo Caetano cade, e il tentato golpe del novembre 1975, che chiude, diciamo così, la parentesi post-rivoluzionaria e apre un periodo di stabilizzazione e consolidamento democratico in Portogallo, in quei 19 mesi in Portogallo avviene letteralmente di tutto e nessuno ha chiaro il percorso, la traiettoria che il Portogallo può intraprendere, perché il Portogallo porta con sé un carico di peculiarità e contraddizioni straordinarie, a cui faceva cenno Giuliana nella sua introduzione. È un paese membro e membro fondatore dell'Alleanza Atlantica, pur essendo una dittatura. Fatto questo che crea molte polemiche negli Stati Uniti nel 1948-49, i liberal americani, forse l'organo che più dava voce ai liberal americani, che all'epoca era Washington Post, critica ferocemente la decisione dell'amministrazione Truman di includere nell'alleanza il Portogallo, per ragioni primariamente strategiche, perché il Portogallo portava in dote questa fondamentale base navale delle Azzorre. È un membro, dicevo, dell'alleanza atlantica, ma è un impero, anzi l'ultimo grande impero europeo, che ha queste sue tre colonie, la Guinea-Bissau, ma soprattutto l'Angola e il Mozambico, vicenda che lega indirettamente l'Europa, l'Alleanza Atlantica, a quanto accade nel sud dell'Africa e a un'altra grande partita che si apre negli anni 60 e 70, la battaglia contro l'apartheid sudafricano, dentro un processo, diciamo così, di emancipazione e liberalizzazione dell'Africa nera, che caratterizza soprattutto i primi anni 60, ma che non si estende inizialmente alle colonie portoghesi. Un impero, badate bene, i cui costi, il mantenimento costa molto, in termini soprattutto umani, al Portogallo e alla popolazione portoghese. Un ragazzo della vostra età doveva farsi 4 anni di servizio militare obbligatorio, con la fortissima, anzi quasi certa, possibilità di questi quattro anni fossero trascorsi in parte o un toto nelle colonie africane, che non è una bella prospettiva per un 19enne portoghese nel 1961, quando soprattutto parte un'azione di guerriglia e di ribellione di alcuni movimenti indipendentisti, inizialmente uno, poi se ne aggiungeranno altri due in Angola e in Mozambico. Quello stesso 19enne che, come dire, se prende il binocolo e osserva oltre il confine portoghese, vede un continente europeo, un'Europa che si è ripresa rapidamente dalle devastazioni della guerra, un'Europa in fermento economico e presto anche culturale, insomma gli anni 60 sono un decennio di grande effervescenza sotto tutti i punti di vista, che osserva questa Europa di benessere, prosperità, consumi di massa, perché anche l'Europa l'era dei consumi di massa, che osserva questa Europa e vede un Portogallo molto più povero, molto più arretrato. Fino ai primi anni 80 nella capitale portoghese le fogne erano a cielo aperto, avevano i canali di scolo delle fogne pubbliche, erano a cielo aperto, sì. Dal Bairro Alto si scendeva giù, come dire, scendeva questa, questo fiume di... per darvi un'idea della città portoghese, oggi andate a Lisbona e trovate una città straordinariamente avanzata, straordinariamente europeizzata, e questo è il punto a cui volevo arrivare. E tant'è che il Portogallo negli anni 60 perde più o meno 100.000 persone all'anno, per lo più giovani qualificati, con livelli di istruzione alta o medio alta, che scappavano, se ne andavano per evitare il servizio militare obbligatorio, per cercare di beneficiare, diciamo così, di quel benessere
che stava alle porte del Portogallo stesso. Sta nell'Alleanza Atlantica il Portogallo, è però un impero, è l'ultimo grande impero europeo, e partecipa a modo suo a un processo di integrazione economico-commerciale dentro l'Europa. All'inizio degli anni 70, importazioni verso dall'Europa e esportazioni verso l'Europa, l'Europa comunitaria, costituiscono quasi il 50% dei flussi commerciali complessivi del paese. Quindi in quell'Europa in una certa misura il Portogallo sta, e a quell'Europa continua a guardare con tutte, dicevo, le peculiarità e le contraddizioni del caso, perché assieme all'atlantismo, assieme al colonialismo, assieme, diciamo così, a questo europeismo, c'è la quarta variabile che connota, caratterizza e distingue il caso portoghese: il Portogallo è una dittatura. È una dittatura ferocemente criticata, inizialmente negli Stati Uniti. Fu il presidente Kennedy a assumere una posizione critica nei confronti dell'imperialismo portoghese, fu il rappresentante, un liberal, non a caso, statunitense alle Nazioni Unite, come Adlai Stevenson nel 1961, a sollecitare una presa di posizione contro il colonialismo portoghese, che indusse il governo statunitense a votare assieme all'Unione Sovietica due risoluzioni, la sua di sicurezza, di condanna del colonialismo portoghese. Fu l'amministrazione Kennedy, tra i tanti paradossi di quegli anni, paradossi della guerra fredda, attraverso la CIA, a finanziare il movimento di Holden Roberto, il primo movimento indipendentista in Angola. Quindi gli Stati Uniti finanziavano un movimento indipendentista che lottava contro un alleato atlantico. Prima si è fatto cenno, insomma, alla differenza tra scienziati politici e storici. Abbiamo cassette degli attrezzi diversi, sensibilità diverse. Ecco, se vogliamo proprio generalizzare, i scienziati politici cercano regolarità attorno a cui costruire dei modelli, ed è importante che lo facciano. Gli storici sono attratti più dalle impurità della storia, dalle tante contraddizioni. La guerra fredda di contraddizioni ce ne offre davvero tante. Ce ne offre moltissime nel decennio in questione, gli anni 70. No? Noi abitualmente rappresentiamo gli anni 70 come una decade grigia, di crisi, di difficoltà, stagflazione, crisi petrolifere, le foto della gente a Milano che gira in calesse, no? L'austerity, le lunghe code alle pompe di benzina nelle città americane. Furono anche quello agli anni 70, ci mancherebbe, il terrorismo in Italia, insomma, furono indubbiamente anche quello. Però noi misuriamo una decade in termini di aumento, diciamo così, crescita dell'area della democrazia, gli effervescenti, brillanti anni 60 del rock, dei movimenti giovanili, della grande svolta generazionale. Gli anni 60 furono decade di regressione della democrazia in Europa, in America Latina. Gli anni 70 sono stati un grande momento di allargamento della democrazia e, se vogliamo, si diceva prima, di allargamento dell'Europa, no? Perché le due cose in Europa stanno decisamente assieme. Gli anni 70 sono interessanti per molteplici aspetti, e io credo siano davvero un momento di cesura dentro l'era moderna. Su questo, insomma, gli studiosi hanno scritto e continuano a scrivere molte cose, sono lavori importanti. C'è il collasso, diciamo così, del sistema di Bretton Woods, si apre una nuova era nelle relazioni internazionali. Sono anche il momento in cui rompono prepotentemente i diritti umani come categoria, come slogan, come ideologia anche, perché poi i diritti umani aprono molteplici contraddizioni. Ma lo ricordava prima Antonio, un governo di un paese democratico ha solo da perdere in termini di legittimità e consenso se manifesta disinteresse verso le conseguenze che le sue scelte hanno in termini di diritti umani, loro rispetto, tutela, protezione. Questo Kissinger non lo capì mai, e fu uno dei suoi tanti limiti di statista, non l'unico, intendiamoci. Gli anni 70 sono anche anni di distensione, e sapete bene che cosa intendiamo per distensione, cioè di dialogo intenso tra Stati Uniti e Unione Sovietica, di accordi tra Stati Uniti e Unione Sovietica, di superamento di quel irresolubile elemento ideologico di antagonismo che aveva in una certa misura qualificato il post-1945, che aveva fatto di quell'epoca una guerra, ancorché fredda. E però questa distensione apre un'altra contraddizione. Come vi dicevo, gli storici sono molto attratti dalle contraddizioni.
La contraddizione è che nel momento in cui Stati Uniti e Unione Sovietica aprono questo dialogo anche per stabilizzare il mondo e l'Europa in particolare, per preservare gli assetti geopolitici europei, la divisione in due dell'Europa, nel momento in cui fanno questo erodono le basi ideologiche della guerra fredda, rendono la guerra fredda sempre più illegittima agli occhi del resto del mondo. Aldo Moro è molto esplicito su questo negli incontri con Kissinger, ma come voi fate gli accordi con i sovietici, come dire, parlate un linguaggio comune, trovate questa fortissima comunanza di interessi basata sul comune denominatore nucleare e poi ci dite a noi che dobbiamo continuare a essere rigidamente anticomunisti, non possiamo aprire un dialogo col PC, nel caso italiano, indispensabile poi per affrontare assieme dei problemi che il paese non può più, a cui il paese non può più sottrarsi. Una cosa simile avviene in Portogallo. L'erosione della legittimità della guerra fredda dà forza, diciamo così, a quei soggetti politici e non solo politici interni che chiedono che il Portogallo esca dalla guerra fredda, perché per il Portogallo, per l'opinione pubblica portoghese, per i giovani portoghesi che devono andare a combattere in Africa, la guerra fredda è dittatura, rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, imperialismo, perché questa è stata l'esperienza della guerra fredda, non è stata l'esperienza della guerra fredda di un giovane italiano che con tutti i suoi limiti ha partecipato a prosperità, benessere, processo di integrazione europea. La guerra fredda per un giovane portoghese è un'altra cosa ed è un sistema che diventa sempre più illegittimo. E lì si apre questa grande partita rivoluzionaria, molto affascinante, perché a fare la rivoluzione in prima battuta sono giovani militari. Sono giovani militari, da cui anche il nome, no? La rivoluzione dei garofani, che poi la vedete, la fotografia che sta nella copertina, perché i soldati arrivano a Lisbona e una fioraia infila dei garofani nei loro fucili. Una rivoluzione pacifica, ci sono queste immagini, ce ne sono poi tre, sono sempre girate, sono quattro fucili che avevano i garofani, però quei quattro fucili vengono immortalati, fotografati e diventa la rivoluzione, no? Dos Cravos, la rivoluzione dei garofani. E lì si apre una transizione estremamente complessa, io, insomma, poi se volete possiamo parlarne nella discussione, anche perché voglio finire presto per avere tempo per rispondere alle vostre domande. Inizia una transizione estremamente complessa in cui queste dinamiche, imperialismo, perché a quel punto si pone il problema di cosa fare delle colonie, imperialismo, atlantismo, europeismo, si intrecciano. La cosa che ho trovato molto interessante, da americanista e da persona che non è mai da studioso, che come sanno gli amici non è mai stata particolarmente affascinata o attratta dalla storia dell'integrazione europea, perché esula dalle mie competenze e dalle mie sensibilità, la cosa che mi ha molto colpito è come si manifesti con forza un desiderio di Europa, perché l'Europa, e lo si vede bene nel momento elettorale, quando si vota per l'Assemblea Costituente, l'Europa diventa sinonimo di democrazia, prosperità e benessere, se volete di modernità, e questo è il dato fortissimo. A, il desiderio d'Europa; B, la capacità per determinati soggetti politici di sfruttare l'Europa e questo desiderio d'Europa come strumento di legittimazione politica propria. La nuova classe dirigente portoghese, di destra e di sinistra, i socialdemocratici che sono di destra, i socialisti che saranno una sinistra moderata, i Sá Carneiro e soprattutto i Mário Soares, si legittimano politicamente intercettando questo desiderio d'Europa, ovvero costruendo rapporti privilegiati e molto stretti, forme di collaborazione molto forte con le forze politiche del progressismo europeo dell'epoca, la socialdemocrazia tedesca, un po' meno il laburismo inglese, le socialdemocrazie nord europee, sono quelli gli interlocutori, diciamo così, naturali. L'SPD e la Germania nella transizione portoghese svolge un ruolo centrale. Ed è un dato particolarmente interessante, perché quella che propone Kissinger durante la transizione portoghese è una soluzione da guerra fredda, semplificando è la soluzione cilena, è la soluzione, come dire, neodittatoriale in una certa qual misura. Anzi, l'alternativa a quella, nella visione molto binaria e diciamo molto rozza di Kissinger, è o quella o la sovietizzazione del Portogallo, non ci sono vie intermedie. E invece la via intermedia c'è,
se si accetta che la guerra fredda, le categorie della guerra fredda per un portoghese erano inaccettabili, delegittimate, screditate, ma che una via, diciamo così, all'integrazione del Portogallo nell'Europa e di riflesso nel mondo e alla stabilizzazione del Portogallo, quella via la offriva l'Europa, l'offrivano le sue istituzioni, dentro cui gradualmente il Portogallo si inserì. Nel 2011 il Portogallo, più con tutti i suoi problemi, è un paese membro a pieno titolo delle istituzioni europee, ma non solo, è un paese moderno, è un paese che, se prendete determinati indicatori, reddito pro capite, servizi, alfabetizzazione, età, aspettative medie di vita, a tutti gli effetti Europa. Provate a riprendere quei dati nel 74 e a confrontarli con i dati del 2011. Nel 74 il Portogallo non era Europa, era un paese che soffriva di più, dove si viveva peggio, dove il reddito pro capita era molto più basso, dove c'erano le fogne a cielo aperto nella sua capitale. Ecco, questa traiettoria che noi oggi diamo per scontata, nel 74 scontata non lo era, ed è un percorso secondo me particolarmente interessante e significativo, che vi dà un'idea di che cosa in concreto sia una transizione, di che cosa in concreto sia stato per il Portogallo attraverso l'Europa riuscire a farsi paese moderno e democratico. Bene, adesso a voi, domande, commenti? Non ci mettete troppo a rompere il ghiaccio perché non c'è tempo, quindi buttate. Tutto per cenare. Prego. Mi baso sulle due esposizioni. Visto che sul caso greco è stato detto come le diverse istituzioni dell'Unione si sono, diciamo, rapportate all'idea della dittatura e soprattutto, diciamo, questa disapprovazione in alcuni ambiti e in altri no, volevo sapere come si sono relazionate nello stesso modo le istituzioni e i paesi dell'Unione nei rapporti col Portogallo, cioè nel periodo della dittatura e soprattutto l'opinione delle istituzioni nel periodo della democratizzazione. Raccogliamo qualche domanda. Allora, due cose secondo me vanno dette. La prima, torniamo a parlare, a ragionare in termini di ambiguità e contraddizioni. A lungo prevalse in Europa occidentale, l'idea che il regime fosse portoghese fosse solido, molto più solido di quanto non si rivelò essere. Quando il regime implode così pacificamente da un lato, perché poi il caos scoppierà più tardi, pacificamente da un lato, ma così improvvisamente dall'altro, il 448 per Caetano scappa, la partita si chiude, insomma, c'è guerra civile, gli episodi di violenza sono diventatissimi. Questo collasso del regime sorprende tutti, sorprende gli Stati Uniti, ma sorprende anche le cancellerie europee, sorprende molto la Germania, che aveva finanziato alcuni progetti, la famosa Liga in Africa, anche Bora Bassa, insomma, sorprende un po' tutti perché si pensava che il regime fosse più solido, di conseguenza si pensava che la transizione che vi doveva essere, dovesse avvenire gradualmente, dovesse essere pilotata attraverso quel processo di integrazione economica del Portogallo a cui facevo riferimento prima. Poi vi sono casi diversi. Nell'Europa degli Stati alcuni paesi europei assumono una posizione più critica nei confronti del Portogallo, altri hanno appunto un atteggiamento più ambiguo, più ambivalente. L'interlocutore privilegiato nei primi anni 70 del Portogallo da questo punto di vista qui è la Gran Bretagna, dove peraltro c'è un episodio che sciocca l'opinione pubblica portoghese, il governo portoghese, la visita di Caetano l'estate, insomma, nel 1973, questo ritorna alla questione delle opinioni pubbliche a cui faceva riferimento prima Antonio,
una visita di Caetano genera una controversia pubblica molto forte. Caetano viene accolto a Londra da folle che lo insultano, lo minacciano, e una risoluzione del Parlamento inglese, britannico, che dichiara Marcello Caetano, il leader di un paese alleato, persona non grata, non passa per pochi voti, presentata dai laburisti, non passa per pochi voti, insomma raccoglie voti trasversalmente. Non credo che le istituzioni comunitarie, almeno io non ho trovato esempi di prese di posizioni così nette, così critiche nei confronti del Portogallo come quelle che vi sono per il caso greco. Per il caso greco, fermo restando che la denuncia del colonialismo portoghese diventa molto, molto forte. L'ultima cosa che però è significativa, molto significativa, è che prima gli Stati Uniti, che poi modificano la propria linea, e poi a seguire alcuni paesi europei, anche se come dire, paesi un po' sui generis, diventano finanziatori dei movimenti di liberazione nazionale nelle colonie africane del Portogallo. È il caso della Norvegia dentro l'Alleanza Atlantica. La Norvegia invia beni e materiali ai movimenti in Mozambico, e altrettanto in forma estremamente intensa farà la Svezia di Olof Palme. Quindi sono casi che stanno fuori dall'Europa comunitaria, però sono casi molto interessanti, credo, perché di nuovo dimostra l'isolamento in cui il Portogallo si venne a trovare a cavallo tra anni 60 e 70. Se posso aggiungere una cosa partendo da questo, che ci dimostra come naturalmente questi casi, questi tre casi sono interessanti, ma hanno al loro interno delle differenze. Diciamo che nel caso spagnolo e nel caso portoghese noi dobbiamo tenere conto di un elemento: l'Europa è abituata a queste dittature, cioè queste erano dittature consolidate che erano nate nel periodo tra le due guerre mondiali, quindi sia naturalmente la dittatura di Salazar in Portogallo sia quella di Franco in Spagna. Il caso greco è un caso diverso, perché sebbene la democrazia diciamo greca dalla fine della guerra fino al 67 fosse una democrazia con grandi contraddizioni, naturalmente, in cui non so, il partito comunista non era legale, in cui la lotta politica era durissima in alcuni casi, in cui l'intervento della monarchia, delle forze armate si faceva sentire, però era pur sempre uno Stato democratico. Quando in fondo i militari vanno al potere, i colonnelli vanno al potere nel 1967, vanno forse, cerchiamo di capirci, nel momento sbagliato, cioè nel momento in cui tutto il resto dell'Europa va invece verso una richiesta di maggiore democrazia. I colonnelli greci interrompono apparentemente, in parte anche nella sostanza, un processo avviato di democratizzazione. E la reazione quindi delle opinioni pubbliche è una reazione ancora più forte. Poi mettiamoci diciamo anche gli aspetti un po' veramente rozzi e al limite della stupidità dei colonnelli greci. I colonnelli greci sono convinti di essere effettivamente, hanno un'ideologia alle spalle, un'ideologia molto rozza, cioè l'ideologia di essere i difensori della civiltà cristiana e della tradizione della Grecia, che li porta a fare tutta una serie di prese di posizione che, al di là, mettiamo da parte la questione naturalmente della repressione e della tortura, che no, ovviamente sono cose quasi, devo dire, talmente forti che le possiamo dare per scontate, no, la reazione, ma sono quelli che vietano di portare i capelli lunghi, vietano le minigonne, cioè sono ostili persino a ciò che rappresenta diciamo l'Occidente, la modernità, e quindi devo dire a maggior ragione la reazione è molto molto forte. In alcuni paesi poi ci sono delle similitudini che vengono fatte che magari non valgono, ma che insomma hanno presa nell'opinione pubblica. Prendiamo il caso italiano. Il caso italiano, l'idea è quello che è accaduto in Grecia potrebbe accadere in Italia. Non dimentichiamoci, metà degli anni 60, lo scandalo del piano Solo e l'idea. Anche qua noi abbiamo dei militari o delle forze politiche che vorrebbero fare come i colonnelli in Grecia, quindi la presa del potere di un regime di destra autoritario e così via.
Questo per farci capire anche la differenza del caso greco e probabilmente il fatto che c'è una maggiore mobilitazione, devo dire, soprattutto nella prima parte, poi devo dire certamente anche nel caso spagnolo, un po' meno nel caso portoghese. C'è una maggiore mobilitazione nei confronti, diciamo, della dittatura dei colonnelli. Cioè, la dittatura dei colonnelli è fin dall'inizio una dittatura impresentabile e che difficilmente, cioè persino dei governi che sono conservatori e che sono pronti ad avere dei buoni rapporti con la dittatura dei colonnelli, però bisogna farlo in maniera riservata, cioè non lo si può dire, perché effettivamente le proprie opinioni pubbliche non sono disposte ad accettare un rapporto con, voglio dire, con i colonnelli greci. La cosa più singolare è che in realtà l'opposizione alla dittatura dei colonnelli in realtà è una posizione, devo dire, molto debole. Tanto è vero che è più forte all'estero che non all'interno della Grecia. Anzi, diciamo, per un lungo periodo di tempo una parte consistente dell'opinione pubblica greca, tutto sommato, non è che sostenga il regime, ma lo accetta. Perché? Perché, guarda caso, questa è una delle fasi di crescita economica più forte della Grecia, dal 1968 fino al 1973, fino alla crisi petrolifera. La Grecia è uno dei paesi che cresce di più sul piano economico e quindi ci sono, se vogliamo, dei corrispettivi economici nei confronti della popolazione. C'è una sorta di acquiescenza, fondamentalmente, nel sostegno, ma nemmeno, devo dire, una grande reazione. La reazione si ha degli intellettuali greci che stanno all'estero, e devo dire molto spesso gli intellettuali italiani, anche in altri paesi, soprattutto in Grecia, cioè in Francia e in Italia, perché noi ce lo siamo dimenticato, uno dei casi famosi è uno dei pochi casi di opposizione al regime greco, è il tentativo, peraltro devo dire anche molto ingenuo, nemmeno avviene fondamentalmente, che è quello di Panagoulis, che cerca di attentare alla vita del colonnello Papadopoulos, che era ovviamente uno dei leader della giunta militare, non ci riesce nemmeno, ovviamente viene preso, imprigionato, torturato, e quello che emerge è la mobilitazione fortissima dell'opinione pubblica per la sua liberazione. Nel caso italiano, diciamo, la persona che ha fatto in qualche modo di più e che ha condotto questa campagna è stata Oriana Fallaci, che addirittura in qualche modo ha scritto una serie di articoli, poi dopo loro hanno avuto poi anche una storia personale, no? Dopo la liberazione Panagoulis e la Fallaci. Questo per dire come in realtà alcuni aspetti erano effettivamente diciamo una presa forte sull'opinione pubblica. Cioè il caso greco è stato fin dall'inizio una dittatura che non poteva essere accettata, questo delle opinioni pubbliche in generale proprio. Nel caso portoghese c'era un po' una sorta di associazione. Se vogliamo ragionare in termini di comparazione, semplificando un po', il caso greco è un caso di regressione, esatto, autoritaria. Esatto. Il caso portoghese, ancor più quello spagnolo degli anni 60, vengono osservati come casi di graduale sviluppo e parziale democratizzazione, esatto. Anche perché nei due paesi ha il processo di, vuol dire, di crescita dei rapporti con l'Europa comunitaria, un processo di parziale integrazione economica. Con l'Europa comunitaria corrisponde l'emergere di una tecnocrazia genericamente europeista, e Marcello Caetano, che sostituisce Salazar, sembra incarnarla a modo suo, aveva sfidato Salazar 8 anni prima, si rivela, vuoi per debolezza, vuoi perché non è un democratizzatore, si rivela persona, figura, leader molto diverso da quello auspicato dalle cancellerie europee nel 1969. E in questo caso devo dire, per esempio, la questione della Spagna, devo dire che noi non affrontiamo, ma è un caso ancora diverso, perché alla fin dei conti questo è un caso in cui probabilmente gli aspetti interni prevalgono su quelli internazionali, ed è singolare che mentre, se vogliamo, c'è effettivamente una rottura sia in Grecia sia in Portogallo, e coloro che emergono sono degli oppositori al regime, Caramalis a modo suo, ma lo era, insomma. Nel caso spagnolo è diverso, perché in fondo è Franco stesso che fin dalla metà degli anni 50 avvia un processo non di democratizzazione ma di modernizzazione coi tecnocrati cattolici dell'Opus Dei, cioè la Spagna deve diventare un paese industriale e moderno, e non è un caso che poi la transizione alla Spagna chi la guida? La guida un ex franchista, perché alla fine dei conti, possiamo dire, Suarez è un esponente del partito franchista, cioè del falangismo, quindi, però è l'intelligenza di capire la necessità di cambiare. Naturalmente non tocchiamo la figura del sovrano, perché Re Juan Carlos era il delfino di Franco. L'intelligenza di capire, morto Franco, le scelte devono essere differenti, cioè scelte della democrazia e avviarsi
verso un cambiamento. Cioè la gestione in fondo del cambiamento in Spagna l'hanno fatto coloro che erano o vicini o addirittura membri del regime, intelligenza politica di capire che il mondo era, stava cambiando. Francesca, poi io ho una, sono una così un chiarimento da chiedere, nel senso che prima avete parlato entrambi di questa sorta di liaison tra atlantismo e autoritarismo, cioè il fatto di aver accettato appunto che ci fossero dei regimi tali pur di preservare il blocco occidentale. Ora, quando questi regimi vengono messi in crisi, mi sembra di ricordare che comunque gli Stati Uniti avevano espresso una certa preoccupazione, pensando che magari a istanze filocomuniste o comunque addirittura filosovietiche si sarebbero appunto potute insomma insediare sul territorio, per virgolette. E però si è visto come in effetti gli Stati Uniti si sono quasi tirati indietro, no? da questa insomma dinamica, no, di democratizzazione e di liberazione delle dittature. Quello che vorrei capire è stato più una decisione da parte degli Stati Uniti a livello interno, dato che comunque gli anni 70 sono stati anni molto delicati, di grande crisi proprio anche per gli Stati Uniti, oppure era più una dinamica sistemica in cui in fondo si riconosceva finalmente alla comunità economica europea di allora una sorta di sovranità sul proprio territorio, e quindi il fatto che appunto questo emergere, no, del modello europeo era una dinamica inarrestabile e che poi avrebbe portato appunto a più autonomia da parte appunto dell'Europa. Volevo un attimino capire. Vogliamo tre domande. Io volevo avere fatto una spiegazione sulla posizione americana e la soluzione Kissinger alla rivoluzione dei garofani. Io invece ho una domanda di ordine temporale, cioè è stato sottolineato come nell'arco di 18-19 mesi questo sia successo nei tre paesi. Allora, perché poi all'integrazione vera e propria, però all'accesso di una comunità, la Grecia arriva prima, cioè entra nel 81 mentre Portogallo e Spagna entrano 25 anni dopo? Cioè è collegato al fatto che diciamo, la Grecia aveva vissuto una deriva autoritaria, una regressione autoritaria, per cui aveva già cominciato un progresso di avvicinamento prima, per questo? C'era una altra domanda. La mia domanda, diciamo, va più su un piano di curiosità personale. Avendo letto il libro della Fallaci, diciamo, il suo compagno per me è diventato una specie di eroe, l'ho letto qualche anno fa, ma è diventato. E quindi nell'ambito di questa discussione volevo chiedere come questo personaggio si poneva nei confronti dell'integrazione europea. È molto presto. Altre domande su? Io volevo chiedere una cosa a riguardo alla Turchia, se si era fatto un accenno. Perché invece in Turchia i militari hanno continuato a ritagliarsi un ruolo rispetto a quello che è successo in Grecia soprattutto? Cioè, se secondo lei o secondo voi avete un'idea, è più una dinamica interna, cioè c'è una storia diversa in Turchia, oppure anche l'interesse geopolitico della Turchia a livello internazionale ha un ruolo diverso? Intanto rispondete a questo, che ci vorrà 3 o 4 ore. Non so, Mario, vuoi iniziare tu, come inizio io, come preferisci? Io mi occupo di Kissinger, Turchia. Vabbè, come vuoi, dai. No, Kissinger in Portogallo. Kissinger inizialmente, come molti, peraltro, che fa posto questa domanda, fa fatica a capire cosa stia accadendo in Portogallo e soprattutto a definire gli schieramenti, che sono complessi, perché sono da un lato mutevoli e dall'altra non ricadono dentro le categorie abituali, l'idea di un radicalismo quasi guevarista dentro le forze armate, legato a un elemento generazionale, questa temporanea alleanza tra un pezzo delle forze armate e il Partito Comunista, un Partito Comunista dell'Europa Occidentale che però sembra essere rimasto fermo al 1936, una mentalità, no? Che litiga con i partiti comunisti di Spagna e d'Italia. Sono, come dire, si fa molta molta fatica a decifrare la complessa situazione politica portoghese, e la cosa che fa Kissinger, come suo solito, è di metterci sopra una griglia molto binaria e semplice. C'è questa citazione che ho usato, che uso sempre, in cui lui nel luglio, agosto,
del 1974 dice ci sono due soluzioni, o vincono i militari o vince l'estrema sinistra. Basta, noi dobbiamo appoggiare i militari. Però i militari erano l'estrema sinistra. E questa, come dire, complessità della situazione portoghese elude Kissinger, anche perché Kissinger non legge il Portogallo in quanto Portogallo, ma lo legge a modo suo nel contesto del quadro sud-europeo e, se vogliamo, continentale. Allora, il Portogallo per Kissinger diventa il precedente potenziale di un processo più ampio. La preoccupazione principale di Kissinger rispetto all'Italia: se in Portogallo accettiamo a lungo un governo di coalizione con dentro i comunisti, che è il governo che si forma dopo la rivoluzione, beh, a quel punto non saremo più credibili nell'opporsi a un'ipotesi di compromesso storico, a un governo di grande coalizione comunista e democristiana in Italia. Grande problema. E se un governo di comunisti, con dentro i comunisti, non è tanto un governo filosovietico, non è questo il problema per Kissinger, è un governo che tendenzialmente opterà per possibili scelte neutraliste, limiterà l'impegno dentro l'alleanza atlantica, potrà diventare una quinta colonna del nemico in casa. Piuttosto, dice Kissinger in un altro paio di citazioni che utilizzo, meglio una piena sovietizzazione del Portogallo. Kissinger usa la formula della teoria vaccination, della vaccinazione. Dice: se il Portogallo diventa comunista e filosovietico, ciò servirà a vaccinare il resto dell'Europa occidentale dal virus comunista, perché a quel punto gli altri paesi, a partire dall'Italia, abbandoneranno qualsiasi ipotesi di creare governi con dentro i comunisti. E in una certa misura Kissinger si adopera fattivamente per esasperare la polarizzazione politica in Portogallo, in modo che si realizzi una delle due soluzioni. Quella prediletta è ovviamente il ritorno di un regime simile a quello di Caetano. Quella subordinata è una temporanea radicalizzazione estrema a cui si darà per scontato sarebbe seguita una risposta neo-autoritaria. C'è questo incontro tra Kissinger e Palme all'inizio di questa complicatissima estate del 1975, in cui Palme, primo ministro svedese, dice a Kissinger: dobbiamo evitare un nuovo Cile. Poi il termine, il punto di, il termine di riferimento era quello, era Cile. Dobbiamo evitare un nuovo Cile. E Kissinger risponde, con solita ironia kissingeriana: quale Cile? Quello di Allende? No, è quello il problema, il Cile di Allende il problema non è il Cile di Pinochet, la versione kissingeriana. Per fortuna, possiamo anche dirlo, possiamo anche dare un giudizio, prevale un'altra linea, non solo perché c'è l'Europa, ma perché c'è anche un Dipartimento di Stato, c'è un ambasciatore, per quanto conservatore come Frank Carlucci, ha tutt'altre idee. Soprattutto, a un certo punto, Carlucci si appoggia agli europei e alle forze moderate portoghesi che ci sono, che hanno preso il 60%, messo assieme il 65% nella prima consultazione elettorale per l'Assemblea Costituente. Insomma, ci sono punti referenti politici e militari a cui appoggiarsi. Kissinger non li vede, è incapace di vederli, probabilmente non ha voglia di vederli. E poi lascio la parola a Antonio. Gli Stati Uniti sono tirati indietro, un po' sì, per necessità, promuovere una politica estera attiva, interventista, e oneroso da tutti i punti di vista, anche politici. C'era all'epoca un congresso decisamente molto più attivo sui temi di politica estera, molto meno incline a lasciare mano libera all'amministrazione. Anche il congresso degli Stati Uniti è soggetto attivo nelle crisi in questione, soggetto attivo che spesso e volentieri, per rispondere all'opinione pubblica interna, per rispondere a sollecitazioni nuove, prima parlavamo di diritti umani, un congresso che è molto più attento a quella dimensione lì. Sullo stesso Cile, la stessa vicenda cilena scatena polemiche politiche molto forti negli Stati Uniti. È un congresso che, quando ha l'occasione, lo farà molto di frequente col Portogallo, cerca di legare le mani all'amministrazione. Quindi un certo tipo di politica è più difficile da promuovere, perché gli Stati Uniti escono dal Vietnam, perché c'è un momento, io non uso mai la categoria di isolazionismo, però c'è un momento di disimpegno globale degli Stati Uniti, perché dentro gli Stati Uniti ci sono soggetti che si oppongono a una determinata linea.
e quindi gli Stati Uniti si tirano indietro nel governo americano, infatti specie Kissinger, che poi nel 74-75 Kissinger tira le fila, si tirano indietro in larga parte perché costretti a farlo, dentro un processo, questa mia lettura, dentro una fase storica in cui in realtà la leadership, il primato internazionale, se volete, l'egemonia degli Stati Uniti viene ridefinita e di lì a poco verrà rilanciata con i neoconservatori, con Reagan in forma molto più contraddittoria ma comunque molto forte. Sì, io riprendendo alcune cose che tra l'altro anche Mario ha scritto, credo che per quanto riguarda la posizione degli Stati Uniti si debba capire la particolarità dell'amministrazione Ford, due anni, ma due anni importanti e due anni di un'amministrazione molto debole sul piano politico interno e devo dire una sorta di riscoperta degli anni 40, cioè la seconda metà degli anni 40, quando l'alleanza occidentale era l'alleanza occidentale, cioè gli Stati Uniti e i propri maggiori alleati europei. A questo punto ce n'è uno in più che è naturalmente la Repubblica Federale Tedesca. E quindi un coordinamento, magari non sempre proprio efficace, ma che esiste. Beh, noi non abbiamo parlato del caso italiano, ma nel caso italiano diciamo che l'idea di impedire che i comunisti vadano al governo è il risultato di un'azione congiunta di americani, inglesi, francesi e tedeschi occidentali, che si fa tra il 75 e il 76. E devo dire, non con le vecchie storie, voglio dire, del colpo di Stato, questo, quello, no. Con degli strumenti molto banali, strumenti dell'economia, voglio dire, Puerto Rico e il G7, per cui voi avete bisogno del nostro aiuto economico per uscire da una crisi, l'aiuto economico l'avrete se i comunisti non partecipano al governo. Poi devo dire, persino gli americani e gli altri si adattano e accettano persino il governo della non sfiducia, che è il sostegno, la non sfiducia dei comunisti, ma l'importante è che i comunisti non siano al governo, l'importante è che il Presidente del Consiglio sia Giulio Andreotti, diciamo, c'è la verità, è questa. Quindi, però è una cosa che nasce da un accordo veramente a quattro, sembra gli anni 40, insomma, quando inglesi, francesi e americani effettivamente collaboravano insieme, soprattutto sulle questioni europee naturalmente. Questione della Grecia, devo dire sull'atteggiamento di Panagoulis non so dare una risposta se non una risposta di carattere un po' generale. Prima di tutto devo dire che Panagoulis poi muore molto presto in un incidente stradale, ha questa vita triste, se vogliamo, questa vicenda molto triste. La mia sensazione è che fosse un po', come so dire, un po' un eroe per caso, no? Cioè un uomo, un idealista, un oppositore, uno dei pochi oppositori del regime che cerca in fondo di compiere un attentato, non riesce neanche a farlo, perché viene preso subito. Non credo che avesse, diciamo, uno spessore politico, ecco, particolarmente forte. Credo che l'unica cosa fosse l'opposizione al regime e la volontà di lottare contro i colonnelli. Venendo alla questione perché la Grecia entra prima nella comunità europea rispetto alla Spagna e al Portogallo, ma diciamo ci sono alcune risposte precise. Una l'ha già data lei. La Grecia è il primo paese che firma un trattato d'associazione, quindi fin dal 1961, voglio dire, il trattato viene firmato nel 1961, la Grecia è un paese associato alla comunità europea e nel trattato di associazione era previsto, per quanto in maniera, insomma, un po' vaga, ecco così, si diceva nel giro di una ventina d'anni, probabilmente a certe condizioni di natura economica eccetera eccetera, la Grecia può essere un candidato alla full membership, cioè può essere un candidato pieno della comunità europea. Quindi la questione della Grecia è come se fosse una specie di parentesi, no? Certamente c'è stata una parentesi che è la dittatura dei colonnelli ed è facile per Karamanlis dire, cioè, beh, adesso ricominciamo da capo, cioè alla fine dei conti voi ci avete già promesso fin dal 1961 che potevamo essere un membro a pieno titolo. A maggior ragione ora, se voi ci date questa opportunità, il paese consolida le strutture democratiche, resta nel sistema occidentale e così via. La seconda ragione, a mio giudizio, è il forte sostegno della Francia. La Francia è determinante. È la Francia che dice la Grecia deve diventare subito il negoziato. Si inizia. Perché questa posizione francese? Beh, per i francesi è una questione, devo dire, anche qua un po' di realpolitik. Alla fine dei conti, come sono andate le cose nel 74 ci fa abbastanza comodo, perché se la Grecia, se noi sosteniamo la Grecia diventa una nostra
pedina nel Mediterraneo orientale. E c'è sempre la competizione con gli Stati Uniti. Prima la Grecia era l'alleata particolare degli Stati Uniti, adesso la Grecia sarà l'alleata particolare della Francia. Abbiamo già fatto dei buoni affari prima, continueremo a farli anche dopo. Quindi c'è un atteggiamento molto forte. E devo dire, in parte si lega la questione alla Turchia, c'è questa discussione, se ricordo bene se ne corre per adesso, non mi ricordo più, in cui quelli che erano un po' meno favorevoli all'ingresso, diciamo all'apertura del negoziato con la Grecia in tempi rapidi, e naturalmente gli inglesi che pensavano ovviamente alla Turchia, che pensavano alla NATO e al rapporto con gli Stati Uniti, e pongono la questione, dice sì, ma anche la Turchia è un paese associato, perché nel 63 voglio dire anche la Turchia ha firmato un trattato d'associazione. Quindi se noi abbiamo una candidatura greca, è chiaro che il giorno dopo avremo una candidatura turca. E se non possiamo dire sia la Grecia e non la Turchia, la risposta del rappresentante francese, voglio dire, è credo in 4 o 5 parole che chiudono la discussione. E dice, la Grecia è sempre stata ed è un paese per la sua cultura e per la sua storia europeo, la Turchia no, punto. Questa è la risposta, e devo dire non c'è nessuno che replica. L'altro problema della Turchia, a mio giudizio, è che i turchi nel 74 pensano di aver fatto di aver avuto un grande successo. Credo abbiano fatto uno dei peggiori errori della loro storia, della loro politica estera, Cipro. Cioè, Cipro all'inizio è il grande errore della dittatura dei colonnelli, anzi dei generali, perché erano cambiati. E quindi il sostegno all'idea di un colpo di Stato di destra che strometta l'arcivescovo Makarios, eccetera. La risposta turca la sappiamo, dobbiamo difendere la comunità turco-cipriota, questa è l'occasione per risolvere il problema in maniera definitiva. Quindi si invade Cipro, lo si occupa in buona parte, il 30-40%, si cacciano via 200.000 greco-ciprioti, si fa un po' di cose che è meglio non dire, e alla fine i turchi dicono che bello, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Peccato che in realtà è esattamente il contrario, perché c'è una reazione prima di tutto dell'opinione pubblica. Nel 74, quando c'è il colpo di Stato, il tentativo di colpo di Stato contro Makarios, tutto sommato tutti sono contro i greci. Dopo il 1974 tutti dicono i turchi sono degli imperialisti che hanno invaso Cipro, che hanno cacciato via 200.000 greco-ciprioti, che si sono macchiati appunto di una serie di episodi poco commendevoli naturalmente nei confronti della comunità greco-cipriota, cioè voglio dire ci sono 1.500 persone che spariscono, che non sono mai più state trovate. A questo punto non sono presentabili come possibili partner comunitari, perché che rispetto hanno dei diritti umani a Cipro? E voglio dire, creano e favoriscono uno Stato che nessuno riconosce. Quindi, dall'altro lato però vanno bene in un altro contesto, che è quello dell'Alleanza Atlantica, e vanno bene ovviamente per gli Stati Uniti, ma in un contesto diverso, nell'ambito della NATO va bene. L'ambito della comunità europea, se non si risolve la questione cipriota, la Turchia ha qualche problema con il resto della comunità. Posso, ingegnere, avrei due brevi domande su due questioni che sono state accennate prima. La prima riguarda la Grecia, il caso greco, cioè quali sono i fattori che determinano la forte crescita economica che c'è stata durante la dittatura dei colonnelli? Cioè, è effettivamente legata alla legge e l'ordine. La legge e l'ordine. No, non è solo quello comunque. E in un certo modo quelli che sono stati i rapporti economici tra la Grecia e anche alcuni importanti partner europei, come prima citava la Francia, hanno influito fortemente nella spinta economica greca. L'altra domanda, se posso, invece riguarda più che altro gli archivi. Il professor Del Pero prima ricordava come lo studio degli archivi statunitensi, se non sbaglio, se ho ben capito, l'abbia portato, partendo dallo studio della questione italiana, ad arrivare al Portogallo.
si evince, insomma, per gli anni 70, in un certo senso, da parte degli Stati Uniti, una visione unica, cioè non unica, ma degli aspetti sull'Europa meridionale che riguardano un po' tutti i paesi, quindi oltre ai tre regimi autoritari, Spagna, Portogallo e Grecia, anche in un certo senso dei potenziali rischi legati al nostro paese, all'Italia, che sono strettamente riconducibili e ricollegabili alla situazione dell'Europa meridionale nel suo complesso, quindi con una sorta di macro area sulla quale c'è un po'. Spero di essermi spiegato bene, sono un po' ingarbugliata la mia mano. Sul caso della Grecia la mia risposta è positiva, fermo restando che naturalmente la Grecia non è il paese più importante o il partner economico più importante dei paesi dell'Europa occidentale. Ciò non toglie che in alcuni casi, devo dire, sono gli stessi uffici studi della Commissione che notano come a partire dal 68 c'è un incremento molto forte degli investimenti di una serie di paesi europei occidentali, in primo luogo la Francia, ma devo dire anche la Germania, anche la Gran Bretagna, nell'economia greca. E questo contribuisce naturalmente alla crescita economica in questo paese. Ci sono poi due o tre altri elementi che favoriscono, devo dire, la crescita della Grecia in questi anni. Uno è l'espansione di una delle risorse della Grecia, che è il turismo, ovviamente, che si manifesta proprio a partire da questi anni, e l'altro, devo dire, l'abilità e la presenza di una delle poche attività importanti sul piano imprenditoriale che la Grecia aveva tradizionalmente, che era il settore dei noli navali. Cioè, naturalmente questo è il grande periodo di due o tre personalità che poi erano anche note per altre ragioni, voglio dire, fondamentalmente sapete Niarchos e dall'altro Aristotele Onassis, quindi due grossi armatori. La Grecia è un paese che ha una flotta mercantile molto forte, e naturalmente le flotte mercantili poi rendono, soprattutto se non ci sono diritti dei lavoratori, per cui si sfruttano veramente i lavoratori, le navi vanno, costano poco, quello che conta è la bandiera. E questo naturalmente sono degli elementi che favoriscono la crescita, diciamo, economica della Grecia in questi anni, più appunto gli investimenti di alcuni paesi. La Francia certamente è uno di quelli che ne fa alcuni particolarmente importanti. Se voi notate, alcune cose restano tuttora. Nella crisi finanziaria greca recente, se voi vedete, alcuni dei gruppi bancari che sono più esposti nei confronti della Grecia sono i gruppi bancari francesi. Non è un caso, cioè dagli anni 60-70 in avanti, diciamo, i rapporti economico-finanziari sono rimasti abbastanza significativi, stiamo pensando che la Grecia è un piccolo paese, insomma, cioè non è il paese naturalmente più importante sul piano economico. C'è anche un cambiamento della società greca, un ampio processo di urbanizzazione che avviene in questi anni. È interessante capire comunque, perché non ci sarei mai arrivato, come invece il sistema autoritario, per quello che riguarda più che altro il sistema economico interno e non internazionale della Grecia, invece abbia in un certo senso avvantaggiato i settori economici, cioè il fatto che non ci fossero dei tra virgolette, perché sono... Sì, però questo dura fino al 73. Questo dura però solo fino al 73, e dopo c'è una crisi economica che è una delle ragioni invece della caduta del consenso nei confronti del regime militare. Cresce molto anche il Portogallo. Penso che Portogallo, Grecia, Spagna abbiano i vantaggi dell'e-commerce dentro un periodo di grande crescita economica europea, a prossimità geografica, un basso costo della manodopera, livello alto, medio alto di istruzione, comunque della forza lavoro, sono molto attraenti per i capitali stranieri. E lavorare in archivio è sempre molto divertente, perché ti obbliga a mettere in discussione quello che credevi essere, i tuoi pregiudizi, le tue sensibilità,
i colloqui tra Kissinger e il suo staff nel 1973 e 77, quando fu segretario di Stato, li trovate anche online, sono molto divertenti, fanno anche molto arrabbiare se li leggete, ma sono divertenti per il motivo che menzionava lei, perché si vede come non fosse più possibile, allora non lo è più oggi, isolare i singoli contesti. Ogni chiacchierata tra Kissinger e il suo staff era una riflessione sul mondo, anche se si partiva poi da una questione molto particolare e specifica, quello che noi chiamiamo interdipendenza. Nel caso del sud dell'Europa, questa sottolineatura della natura interdipendente dei processi in atto nei vari pezzi del sud Europa talvolta dire, avveniva attraverso categorie un po' etnocentriche di un'Europa del sud levantina, instabile, latina, in facile preda di radicalismi politici. Questo ogni tanto emerge anche nel tipo di metafora utilizzata, si parla spesso di malattia. No, il ventre molle dell'alleanza, il sud Europa malato, il disease che rischia di diffondersi ovunque. Per altri approfondimenti leggete il libro. Compratelo, regalatelo. Perché volevano, cioè tutte e due hanno pensato a una villetta al mare. Allora, ricordatevi che questo pomeriggio alle ore 17.15 è la giornata della presentazione di libri, quindi ci sarà la presentazione del libro della professoressa Fauri sul piano Marshall. Saremo però in Palazzo Mangelli, corso Diaz 45, dove c'è la segreteria amministrativa, il punto roba, eccetera. Siete tutti invitati naturalmente e ringrazierei ancora i nostri ospiti per questa interessantissima...